Nuovo piano organizzativo per la SST, sondalo garantito. Bormio riviva il trasporto dalla Croce di Combo. Morbegno in festa per i suoi 50 anni e poi, come sempre nello sport, BM ora solo al comando. Questi titoli di Telesondra News, benvenuti. Non ha ancora un volto l'aggressore che alle 7.30 di stamane a Chiuro ha colpito a sprangate e badilato un imprenditore edile. La vittima di 40 anni stava depositando del materiale, quando ad un certo punto è stato assalito da un ignoto, di cui i carabinieri ora stanno cercando di dare un'identità attraverso gli indizi forniti dallo stesso imprenditore, considerato che nessun testimone oculare ha assistito alla violenza. Il quarantenne è stato trasportato all'ospedale di Sondrio, fortunatamente in condizioni meno gravi rispetto al previsto, e se la caverà con una prognosi di 15 giorni. È stato presentato stamane il nuovo piano organizzativo della SST Valtellina ed Alto Lario, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. La SST Valtellina ed Alto Lario presenta il suo piano tecnico valenza triennale. A dar voce al riassetto dell'azienda, il direttore generale Giuseppina Panizzoni, che fin da subito ha voluto chiarire qualsiasi dubbio circa le voci circolanti di una possibile chiusura di alcuni reparti a Sondalo. Quello che ci tengo a dire è che in queste tante novità abbiamo pensato al bene della popolazione. Abbiamo pensato a offrire alla popolazione tutte le possibili specialità, anche nell'ospedale di Sondrio, offrendo però anche la qualità delle prestazioni. Volendo entrare un pochino più nel dettaglio, abbiamo pensato a fare un punto di neurochirurgia non solo a Sondalo ma anche a Sondrio, abbiamo pensato invece di fare un punto specifico di urologia a Sondalo, abbiamo poi pensato di fare di Sondalo il polo riabilitativo della nostra Valtellina. Non solo non verrà toccato nulla a Sondalo, ma resterà EAS e resterà quindi sede di tutte le altre specialità che sono la chirurgia, la neurochirurgia, la chirurgia toracica, la chirurgia vascolare e l'unità coronarica. Abbiamo non solo questo, ma abbiamo anche potenziato quindi Sondalo, e non possiamo sicuramente dire che Sondalo sarà depauperato per il solo fatto che anche l'attività, anche Sondrio potrà avere attività neurochirurgica, quindi non significa che la neurochirurgia viene meno da Sondalo, anzi. A presentare il piano organizzativo dell'azienda, la più grande del territorio con i suoi 3.284 dipendenti, anche il direttore amministrativo Carlo Maria Iacomino, il direttore sanitario Giovanni Monza, il primario del reparto di neurochirurgia Alberto Messina e Rossella Petroli, direttore sociosanitario, figura fino ad ora assente nella realtà ospedaliera, ma che è stata introdotta per poter garantire la presa in carico del paziente anche nel cammino post-ospedaliero. Proprio al direttore sociosanitario fanno capo i vari dipartimenti per permettere l'integrazione territoriale che sta alla base della riforma sanitaria regionale. Come anticipato dal direttore generale Panizzoni, a Sondrio sarà collocato il primariato di neurochirurgia, presieduto dall'esperto Alberto Messina, che si occuperà anche della struttura semplice di Sondalo. La tradizione che c'è a Sondalo e l'attività che noi facciamo e l'impegno che approfondiamo ogni giorno, altrimenti andrebbe perduta e questo non sarebbe accettabile né per noi né per i pazienti. Io faccio il neurochirurgo dall'84, quindi sono ben 32 anni, dei quali 5 li ho trascorsi negli anni 90 a Sondalo, per l'esattezza dal 92 al 97, e poi sono tornato quest'anno. Altra novità, l'attribuzione al presidio di Sondalo dell'indirizzo cardiologico con la relativa guardia H24 e la conferma della chirurgia senologica attraverso la formalizzazione di una breast unit, vocata al coordinamento di tutto il percorso di cura e riabilitazione della donna che incorre in tumore al seno. Altra novità per quanto riguarda il sistema sociosanitario, la creazione di due reti RIMI, rete integrata materno-infantile e RICCA, rete integrata continuità clinico-assistenziale, quest'ultima riferita alla presa in carico globale delle persone con condizioni di cronicità e fragilità, anche nel posto ospedaliero. Nell'ambito delle reti RIMI sono confermati tutti e tre i punti nascita aziendali di Sondrio, Sondrio e Chiavenna. Rispetto infine al POT, il presidio ospedaliero territoriale di Morbegno, è stata costituita una cabina di regia tesa a dar forma alla sperimentazione prevista con l'obiettivo di rispondere ai bisogni propri di un'utenza cosiddetta cronica complessa. Si ipotizza di collocarvi posti letto a media intensità, ambulatori
specialistici con un potenziamento degli attuali, il punto di primo intervento, l'hospice, il call dialisi, i servizi diagnostici, i servizi sociali dei comuni, le cure palliative domiciliari e i servizi sociosanitari territoriali. Insomma, tutti e 5 presidi ospedalieri, ovvero Sondalo, Sondrio, Morvegno, Chiavenna e Menaggio, sono confermati e soprattutto garantiti, operativi per i quasi 240.000 abitanti della provincia di Sondrio ed Alto Lario. Quest'oggi l'ultimo abbraccio a Matteo Mevio, il giovane pizzaiolo di 28 anni di Tirano, mancato dopo un grave incidente stradale avvenuto a Milano, in sella alla sua motocicletta di dentro a casa dopo il lavoro. Il funerale si è celebrato alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di San Martino. La tradizione del trasporto della Croce di Colombo è rivissuta a Bormio. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Pioggia e neve non hanno fermato i tanti fedeli che domenica si sono riuniti a Bormio in piazza del Querce in occasione della trasposizione del Santo Crocifisso di Colombo, un rito che affonda le sue radici nel lontano 1733, quando i Bormini realizzarono il primo trasporto per invocare protezione ed aiuto, ma anche per ringraziare il Signore e rinnovare la fede cristiana. Per questo, in occasione dell'anno giubilare, il vescovo Diego Coletti ha deciso di anticipare questa tradizione. Gli ultimi trasporti risalgono infatti al 1984 al 2000 e come in quegli anni anche domenica la pioggia e la neve hanno accompagnato i fedeli nel loro tragitto fino a Colombo, non prima di aver assistito alla Santa Messa celebrata nel cuore di Piazza Cavour, alla presenza dei parroci del mandamento, ai confratelli, ai bambini del catechismo e alle parti di Bormio con i loro stendardi, insieme anche ai comuni dell'Alta Valle con i gonfaloni e ai sindaci in fascia tricolore, autorità, alpini, protezione civile ed associazioni sportive. Ad animare la celebrazione, il coro riunito sotto la torre del Querce, le cui campane hanno scandito gli attimi più importanti della celebrazione, eseguita dall'arciprete Don Alessandro, che ha voluto ricordare l'importanza del simbolo di Gesù in croce. La croce di Gesù ci apre ad accorgerci delle tante croci del mondo. La croce di Gesù deve donare a tutti noi, specialmente ai nostri giovani, il coraggio di pensare e vedere la vita come un dono, specialmente nella riscoperta della bellezza della vocazione al matrimonio e, perché no, nello spendere la propria esistenza al servizio del regno di Dio, nella vocazione al sacerdozio ministeriale, nella vocazione missionaria e nella consacrazione religiosa. Simbolo del crocifisso ripreso anche dal vescovo Diego Coletti, che ha ricordato le parole dell'apostolo Paolo. Che io non ho voluto sapere in mezzo a voi altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Perché la resurrezione è la vittoria di uno che è stato capace di andare fino in fondo nell'amore, fino alla morte e alla morte di croce. Vescovo Diego, che domenica lascerà il suo incarico, al quale è andato l'augurio che la croce di Colombo, trasportata in un lungo corteo fra le vie di Bormio fino alla piazza di Colombo, lo possa accompagnare in questi ultimi giorni di gratitudine e non facili di emozioni. La situazione migranti a Colorina al vertice dell'incontro tenutosi in mattinata in prefettura. Fra i problemi emersi la mancanza di un percorso soddisfacente di integrazione dei migranti, in particolar modo lamentata dal primo cittadino di Colorina, che ha richiesto che venga ridotto il numero degli ospiti presenti nella villa dei Tigli, considerato che la struttura si trova in una frazione con poco più di 200 abitanti. Nel confronto sono intervenuti anche il prefetto Giuseppe Mario Scalia, il parroco di Colorina ed il gestore della villa, tutti d'accordo nel voler cercare di trovare i giusti provvedimenti e atti a risolvere la situazione. Anche il questore Gerardo Acquaviva ha ritenuto opportuno che i percorsi educativi e lavorativi vengano condotti al fine di una percezione di serenità dell'intera comunità. Sempre per quanto riguarda il tema migranti, stamane in prefettura è stato siglato un protocollo d'intesa fra il Comune di Sondrio, Cooperativa Ipogrifo ed Associazione Spazio Comune, affinché vengano realizzate attività di volontariato che vedano protagonisti in prima persona i migranti. Il documento si è reso necessario per consentire l'aggiungimento della coesione sociale tramite lo svolgimento in forma libera e gratuita di varie attività concordate fra le parti e orientate al benessere di chi è accolto in un'ottica di restituzione alla comunità ospitante. Morvegno si prepara a festeggiare i suoi 50 anni, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio.
Il 21 novembre saranno 50 anni esatti da quando il comune di Morbegno, tramite decreto dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, su richiesta del sindaco Giulio Spini, si è trasformato in città. Un evento che sarà celebrato in tutto il mandamento nel migliore dei modi, ha sottolineato il primo cittadino Andrea Ruggeri, per ricordare una delle tappe più importanti della città del Bitto. È un momento importante, il momento dei 50 anni, del ricevimento del titolo della città, è un momento storico per celebrare tutte quelle eccellenze che hanno portato appunto all'emanazione di questo decreto presidenziale regio su richiesta dell'allora sindaco Giulio Spini, che appunto nei giorni degli anni 66 chiese appunto al Ministero di valutare questa richiesta del titolo di città, un momento importante nel quale, tramite in particolare un convegno all'interno di tutta la manifestazione, si toccheranno tutti quei profili che hanno permesso e ha consentito di ottenere questo titolo, il profilo storico, il profilo culturale, il profilo urbanistico, il profilo economico e anche la parte amministrativa, che ha visto il cambio appunto da semplice borgo e da comune a poi diventare quella che è città, la città di Morbegno, e quindi il cambio amministrativo correlato. I festeggiamenti inizieranno già sabato 19 con una passeggiata a partire dalle 15 nella Morbegno dagli anni 60 con Renzo Folatti, con partenza da Piazza Sant'Antonio ed arrivo all'auditorium, dove si terrà il convegno che ripercorrerà questo importante momento storico. Alle 21 nella stessa sede dell'auditorium l'evento musicale poetico a cura dell'Associazione Valtellina, mentre domenica alle 18 presso la sala del Consiglio del Comune si terrà la celebrazione dello sportivo dell'anno. Lunedì invece è giornata in cui ricorre esattamente il 50esimo la presentazione dell'annullo postale con la correlativa cartolina postale commemorativa a cura dell'Associazione Valtellina. A chiudere la commemorazione il concerto della Filarmonica di Morbegno e delle corali Marco Enrico Bossi e Don Vincenzo Passamonti, accompagnato da un buon fumante e vin brûlé a cura degli alpini della città del Bitto. Da venerdì 18 a lunedì 21 invece l'esposizione collezionistica delle cartoline di Morbegno presso il Chiostro di Sant'Antonio. E rimaniamo sempre nella città del Bitto. Pubblicato il bando di gara per la riqualificazione e la gestione dell'illuminazione pubblica a Morbegno, dal valore economico complessivo di oltre 12 milioni di euro. La cifra comprende tutti i lavori di messa a norma e sicurezza effettuati dall'aggiudicatario nei primi 12 mesi dell'appalto, le forniture energetiche, le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie sui beni riqualificati per un periodo di 20 anni. Attualmente è il Comune l'affidatario diretto dei contratti di forniture elettriche e termiche, che riguardano impianti di pubblica illuminazione per la maggior parte obsoleti e non a norma, con una vita residua anche superiore ai 35-40 anni, oppure su edifici pubblici non efficientati e perciò dispendiosi. La scadenza della presentazione delle offerte è prevista per le 12 di venerdì 16 dicembre. Ha sollevato un vespaio di polemiche la decisione di Rete Ferroviaria Italiana di eliminare tutto il personale dalla stazione di Tirano a partire dal 18 dicembre prossimo. Al sindaco Franco Spada, che ha bollato come assurda una scelta così pesante, neppure comunicata da parte di RFI, fanno eco le minoranze, con Sergio Mascioni e Martino Della Vedova, che criticano il primo cittadino parlando di un suo isolamento nel panorama politico locale e di debolezza istituzionale. Nel dibattito interviene ora anche la fitta CISL, per bocca del referente Michele Fedele, che difende l'amministrazione comunale tiranese e chiama in causa invece l'amministrazione provinciale, ria di non aver aperto un confronto sul trasporto pubblico locale. La volontà, aggiunge Fedele, è quella di non demordere dal riproporre lo strumento del confronto, ritenendolo fondamentale per affrontare i numerosi problemi che aggravano quotidianamente la vita dei viaggiatori, in gran parte pendolari. Teatro Sociale gremito ieri per la serata inaugurale del Sondrio Festival. Presentando la 30ª edizione della rassegna, l'assessore alla cultura del Comune e presidente di Assomidop Marina Cotelli ha voluto ricordare gli sforzi e l'impegno e la passione che stanno dietro al raggiungimento di un traguardo simile. Poi show e largo ai primi film in concorso di questa lunga settimana all'insegna della natura più affascinante e misteriosa. E con questo si conclude il nostro notiziario, ora spazio alla consueta rubrica sportiva. Lo sport. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con il basket. Grande prestazione domenica per la BM che schiaccia il Villa Santa.
E la BM ora la capolista della classifica del campionato di Serie D Girone C di basket. La sfida decisiva per la conquista della prima piazza, domenica pomeriggio al Palascieghi, contro la formazione con cui condivideva fino a poco tempo fa il vertice della graduatoria, ovvero il Villa Santa, sconfitto invece per 63-51. Ma la vittoria del team di Chicco Giannoncelli ha permesso ai sondriesi di divorziare dal Villa Santa nel migliore dei modi e trovarsi così solo al vertice con 12 punti. La sfida sul parquet di casa è stata praticamente sempre ad appannaggio del verde nero, ad eccezione dei primi 5 minuti di gioco che li ha visti di sotto per 3-8. Ma dopo questo avvio un po' sottotono, i sondriesi hanno invece reagito con freddezza, piazzando un filotto di 12-0, e da quel momento in poi la sfida è sempre stata a senso unico. Incitata dal pubblico di casa, la squadra valtellinese ha saputo conquistare tutti i parziali di ciascun quarto, mettendo a canestro 12 tiri liberi, 18 da 2 e 5 da 3 punti, un risultato che di certo galvanizza la formazione di Chicco Giannoncelli, considerato che il Villa Santa è una delle squadre in lizza per la vittoria del campionato. Ma è lo stesso tecnico a frenare gli entusiasmi. Il campionato è ancora lungo ed il team non dovrà permettersi di sedersi sugli allori. Venerdì è infatti in programma un'altra importante sfida per la BM, questa volta contro la terza in classifica, la Tavernerio, formazione con la quale i sondresi dovranno replicare la prestazione messa in campo domenica. Ed ora invece parliamo di pallavolo, derby vincente per l'Under 18 Xilium Boomerang, che ha superato la nuova Sondrio Sportiva Volley nella più recente partita del torneo per 3-7-0. Vittoria anche per il Gamma Gander 13, che ha sconfitto la Polisportiva Albosaggia per 3-7-0, mentre l'impresa Rigamonti in prima divisione ha dovuto piegarsi al tie-break di fronte al più esperto Piateda per 2-3. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buona serata e a sentirci domani amici sportivi.